Venditalia 2018 si rinnova l'appuntamento al gruppo SEM con Aldo Balugani, il vicepresidente del gruppo, che intanto invitiamo a salutare dopo 2 anni dall'ultimo incontro. Grazie Fabio, grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori, un grande piacere essere qui dopo 2 anni, infatti hai detto bene. E tante cose sono successe e non vedo l'ora che tu mi intervisti per parlarne. È un grande piacere, un onore e un piacere. Grazie Fabio. E allora Aldo, iniziamo da quello che vediamo dinanzi a noi. Ci sono delle bottigliette, ci sono delle lattine trasparenti con un packaging sensazionale, che però contengono dei succhi e ancora altra bottiglia di vetro. Insomma, raccontaci cosa è accaduto negli ultimi 2 anni intanto sul piano commerciale. Beh, grazie della domanda. Intanto in 2 anni è un po' cambiato il mondo, Fabio. Ti devo dire che il gruppo SEM si è mosso, si è sviluppato, era già un gruppo presente sul mercato nazionale in modo molto attivo, molto propositivo, ha fatto cose nuove. Che cosa? Acquisito fonti Claudia, l'acqua Claudia è un'acqua di Anguillara Sabazia, è una effervescente naturale di grandissima qualità come tu ben sai, ma lo dico a beneficio degli ascoltatori che magari in questo momento non conoscono esattamente le caratteristiche di queste acque effervescenti naturali. È un'acqua di straordinaria qualità, un'acqua storica della zona del Lazio, dell'Alta Campania, della Bassa Toscana, acqua Claudia. Un effervescente naturale, un patrimonio italiano al 100%, una qualcosa che tutto il mondo, credimi, non a noi, ci invidia perché ha caratteristiche uniche. L'acqua Claudia, in questo panorama di acque effervescenti che sono pochissime, limitatissime, le concessioni sono quelle e giustamente non ne possono essere emunte altre, ha caratteristiche del tutto speciali e specifiche perché un'acqua effervescente naturale è nello stesso tempo un'acqua molto leggera, quindi ha poco carico di sali minerali, ovviamente non appesantisce l'organismo ma dà tutti i benefici del giusto equilibrio di sali minerali e di effervescenza naturale. Allora, il gruppo SEM ha acquisito l'acqua Claudio per il completamento della gamma e poi si è anche proposto sul mercato nazionale, si sta proponendo, dico meglio, con i succhi 100% naturali, senza aggiunta di conservanti, questo significa 100% naturali, sono succhi ricavati dalla frutta senza aggiunta di conservanti. Questo è un qualcosa che in questi tempi, dove c'è una grande attenzione all'alimentazione, alla salute, al benessere e alle componenti chimiche che sono purtroppo aggiunte molto spesso nei cibi, è molto importante. Questi succhi che qui vediamo, che facciamo in joint venture con il gruppo Stanic, sono succhi di frutta, melograno, i frutti rossi, tutta la gamma completa in questi imballaggi secondo me molto accattivanti, speriamo che il mercato la pensi come me e quindi diciamo... Il gruppo si è ampliato, ha fatto questi nuovi prodotti, si è ulteriormente stabilizzato sul mercato nazionale, siamo molto soddisfatti ed è un grande piacere essere qui al vending, dove tu sai bene siamo grandi fornitori. Direi proprio di sì, anche perché voi state attentissimi a quelle che sono le normative, alla sostenibilità. Nella scorsa intervista abbiamo parlato di quello che è il vostro impegno per l'ecologia, la sostenibilità, per fare in modo che gli stessi vostri dipendenti riescano a lavorare in piena sicurezza e a loro agio. Cosa è accaduto sotto questo punto di vista negli ultimi 2 anni? C'è stata qualche evoluzione anche in termini normativi? Sì, ci sono state evoluzioni importanti e ho piacere di parlarne perché nell'ambiente delle acque, nell'ambiente dei succhi, nell'ambiente in generale del vending e anche degli accessori in plastica, piatti, bicchieri eccetera, c'è un attimo di fermento per queste nuove normative europee, secondo me molto giuste e molto corrette, che riguardano il riciclo dei rifiuti, che riguardano il miglior utilizzo dei materiali plastici. Ora noi non siamo, come si diceva una volta, comeinisti, non siamo integralisti, non vogliamo essere più realisti del re, però sicuramente queste normative hanno un loro fondamento perché rispecchiano bisogni reali delle persone. Noi tutti vediamo la grande quantità di rifiuti in mare, vediamo la grande quantità di rifiuti sulle nostre spiagge, sui nostri litorali, sulle nostre strade, quindi un'attenzione in più secondo me è molto appropriata. Ecco. In quest'ottica il gruppo SEM si è già mosso da molto tempo, ne abbiamo parlato caro amico 2 anni fa e in tempi non sospetti. Oggi ti posso dire che il gruppo SEM
è all'avanguardia tra i gruppi produttori nazionali. So che c'è grande sensibilità anche dagli altri, non voglio assolutamente, abbiamo concorrenti e amici molto attenti. Il gruppo SEM si distingue in modo particolare perché utilizza ad esempio parte di polimeri riciclati per la produzione delle bottiglie di plastica, è assolutamente pronto a fare il recupero degli imballaggi quando e come ce ne sarà fatto obbligo. È chiaro, ci sono dei piccoli costi aggiuntivi, ci possono essere delle difficoltà di ordine logistico, ma noi siamo pronti, abbiamo sviluppato programmi software per affrontare questo tipo di normativa. Sono cose che, Fabio, lo dico a te, lo dico ai nostri ascoltatori, non si improvvisano in 5 minuti, non si può da oggi a domani dire allora da domani tutte le bottiglie di plastica devono essere recuperate. Se è fatto con i tempi ragionevoli, con i mezzi ragionevoli, i produttori di bottiglie in plastica come siamo noi, bottiglie che contengono un alimento prezioso come l'acqua minerale, non dimentichiamolo, non vendiamo bottiglie, vendiamo acqua, che è quello il succo ed è l'elemento fondante della nostra attività, acque e succhi naturalmente, ma anche in questo caso siamo pronti a recuperare gli imballaggi, siamo pronti a farcene carico, siamo pronti a sollevare le persone di un problema se sentono che questo problema esiste. Fra l'altro gli imballaggi che noi abbiamo oggi sono dei pesi talmente leggeri che non erano, siamo alla metà di 10 anni fa. Questo non è che è dovuto al grande sforzo tecnologico, al rinnovamento dei macchinari, all'attenzione per le linee di produzione, è un qualcosa che non si improvvisa. Diciamo, nei paesi come l'Italia, molto attenti ai temi ecologici, le aziende come il nostro gruppo, mi vanto di dire, scusate il peccato di superbia, mi vanto di dire che questo gruppo è molto attento a questi temi ed è pronto nel modo più assoluto ad affrontare la sfida di questi nuovi regolamenti. E noi continueremo a monitorare quello che è il vostro diligente comportamento in ambito della sostenibilità, del rispetto delle norme e di sviluppo di nuove iniziative a favore del rapporto tra materia prima e imballaggi. Aldo, io ti ringrazio. Noi intanto direi sì, direi sui nuovi prodotti del gruppo SEM. Tu cos'hai? Oh, io qui ho frutti rossi, guarda, bellissimi, mirtilli. Mirtilli. Io ho invece pineapple, ananas, perfetto. Allora, sì, grazie, grazie, sei cortesissimo. Sono quasi impedito dal microfono. Piacere, un onore, speriamo di vederci fra 2 anni, di fare dei nuovi aggiornamenti sulle attività del gruppo SEM. Ci porti grande fortuna, quindi io ti devo veramente ringraziare, te e tutti i tuoi ascoltatori. Alla salute allora. Allora, alla tua e alla loro. Soprattutto, grazie, grazie a tutti. Non andate via perché noi dopo questa bevuta continuiamo per mostrare altre novità da documentare con telecamera e microfono qui a Venditalia 2018. Ciao Aldo. Ciao, grazie a tutti, saluti, grazie, grazie.